Ciao a tutti da Saridor e welcome back su Truck Simulator Mod Real Life, ovvero quella mod che ti dice: sei povero, non c'hai di soldi, vai a lavorare, schiavo. Allora, sono le 4:30 del mattino, io ho un sonno che vedo la strada doppia, aia. Però ci sono i buchi, c'è la trincea che ci pensa a tenermi sveglio. Ok, come la volta scorsa, anche stavolta abbiamo i nostri container da portare a spasso per il porto. Yay, che bello, non vedo l'ora. Allora, ci guardiamo a destra e a sinistra, dato che siamo all'incrocio, non c'è nessuno, strano. E anem, andiamo verso la nostra GVO, guardate la GVO. Allora, spendiamo un po' di paroline su quelle bastardelle lì, già che ci siamo. Allora, praticamente è come essere al settimo, ottavo piano di un palazzo. Sì, lo so, ma se vai un po' più in là io evito di andare nei buchi. Cesto di lumache. Dicevo, come essere al settimo, ottavo piano di un palazzo. Guardate che belline che sono. Hanno una capacità di sollevamento. Un container da 40 piedi, cioè tipo questi, arrivano a 50 tonnellate di sollevamento. Possono sollevare anche due pezzi da 20 piedi, cioè due container di quelli piccolini, di questi qua, e arrivano, aia, ora qua sono nei buchi e fatemi uscire perché sennò, ecco, mi si mischiano le idee. Dicevo, due container da 20 sollevati assieme può sollevare fino a 65 tonnellate di peso. Può sollevare anche di più quando è in modalità gancio, ovvero quando ci sono delle casse che si usano catene o cose simili, può sollevare anche la bellezza di 75 tonnellate di peso. 75, appunto. Non sono numerini, sono numerini niente male. Può sollevare anche di più? Certo, può sollevare molto di più. Io penso che 100 tonnellate le possa superare tranquillamente. Però ci sono degli indici di sicurezza da rispettare. Oh, è arrivato, andiamo un pelino più indietro perché ero a metà. Ci mettiamo in folle e c'è il mio collega. Guardate che bello che è, tutte le donne lo bramano e lo vogliono, lo desiderano, se mi sente mi pesta, che toglie dei blocchi d'angolo. Adesso siamo in stiva e sono blocchi d'angolo piccoli, altrimenti sono quei blocchi d'angolo che sono in quel cassonetto là, adesso non si vedono. Grazie Stefano, molto gentile, grazie caro, te pareva. Ok, riprendiamo un attimo, mi era arrivata una chiamata privata sulla radio. Sono quei simpatici blocchi d'angolo che quell'altro mio collega sta togliendo e servono appunto per tenere i container impilati sulla coperta della nave in modo che non vadano persi per strada. Allora, come al solito, qua c'è il nostro terminale che stavolta funziona abbastanza bene, miracolo miracolo, e ci dice dove vanno portati i container in questione. Questi sono i tappi della stiva della nave. Sì, sono delle belle bestie, anche loro pesano sulle 30, 30, 35, 40 tonnellate, a volte anche di più, dipende. Ok, siamo nella nostra cara e amata trincea e andiamo col nostro Prode mezzo. Questa volta è un mezzo un po' più vecchiotto, invece che avere un cambio a 6 rapporti, ha un cambio a 5 rapporti. Non esiste la modalità economica e power, esiste solo quella pesta e schiaccia, vai, che io ti do tutta la potenza che posso. Tutta la potenza, vabbè, lasciamo perdere. Che comunque, oh, per carità, dovrebbero essere sempre 250 cavalli, no, mica pizze fichi. Allora, te non so cosa fai, vai di là, fa la biscia, gli piace, e noi, aia, avviciniamoci verso il posto dove dobbiamo scaricare. Ovviamente noi siamo lato porto, aia porca pera, noi siamo all'estremo e dobbiamo andare esattamente dalla parte opposta. Tutto questo alla folle velocità di 30 km all'ora, siamo a
1400, vabbè, facciamo 1500 giri, conto tondo, un po' di meno, pazienza, e andiamo. Andiamo, qua c'è una semovente che sta aspettando un trattore per caricare il pezzo e non si dovrebbe lavorare così, però vabbè, facciamo finta di nulla. L'importante è che il container sia molto molto alto per evitare di stamparsi dentro a quest'ultimo, il che potrebbe risultare alquanto seccante. Ecco, ok, siamo quasi arrivati a destinazione. Giriamo qui, io ho il vizio di fare le curve abbastanza strette nonostante ci abbia un rimorchio, niente male. Ok, sì, faccio le curve abbastanza strette perché così poi mi trovo subito dritto senza dover fare milioni di manovre. Il problema è che se sbagli ti porti via una catasta e potrebbe risultare anche abbastanza seccante, sì. Ok, come vediamo stiamo lavorando questa volta non più a 40 piedi, cioè non più con container così, ma con container più piccoli, che sono la metà. Ne carichiamo due per volta e poi c'è questa simpatica gommata che non si vede ma c'è, che arriva. Allora, il principio di funzionamento è esattamente come le gru di sottobordo che scaricano le navi. L'unica differenza tra queste e quelle è che quelle tirano giù due container per volta, questa una. Vabbè, inoltre si spostano su gomma e non su rotaia. Queste sono le elettriche. Ok, come si vede, sì, c'è quel faretto LED che non rompe neanche tanto le palle, aggancia al container e lo vira. Lo vira, disimpegna al mezzo come al solito, e il mezzo è libero di tornare sotto bordo per caricare altri due pezzi. Teoricamente, in pratica può anche essere che va a prendersi il caffè. È notte per tutti, eh? È notte per tutti. Quindi nessuno ci vieta di fermarci 10 minuti a prendere un caffè. Anche perché se picchi con mezzo di questi fai dei danni, e fai tanti danni. Ok, allora io ho una tecnica abbastanza particolare per mettermi più o meno in pari, ovvero mi immagino una linea come fosse un puntatore laser che è sul bordo estremo del container. Quando arrivo più o meno all'altro bordo mi fermo e arriva con lo spreader la nostra bruetta. A questo punto io faccio la stessa identica cosa, mi immagino un puntatore laser che è sull'estremo dello spreader della gru che va a che va a incastrarsi nel blocco d'angolo del container. Praticamente su 10 volte 9 mi ci metto perfetto. Sì, lo so, è una cosa da abbastanza da malati di mente, ma io uso questo termine, sì, vabbè, questa tecnica. Ok, a questo punto andiamo avanti, non abbiamo niente, però abbiamo il container dietro. Se magari lo guardo invece che guardare il monitor, Ok, facciamo lo stesso identico lavoro. Mi immagino una linea che va a sfiorare il bordo dell'altro container. Allora, teoricamente dovrebbe andare bene, in pratica mi so che sono di un centimetrino, due centimetrini più avanti. Sì, vedremo. Allora, la cosa anche interessante di quegli spreader lì è che hanno la possibilità di spostarsi più indietro, più avanti, senza che si muova tutta la gommata, perché ci sono dei pistoni idraulici che li muovono. Adesso ho anche i fari puntati negli occhi, non vedo un cacchio. No, dovrebbe andare bene, sì, va bene, io dico che va bene, perfetto. Ha dei pistoni idraulici che permettono di spostarsi, non di tantissimo, cioè 5-10 cm. Alle volte aiutano quando hanno voglia di usarli, ovviamente. Oh, perfetto, ci ha disimpegnato. Il computer si è bloccato di nuovo, vabbè. Cazzo di terminali qua, non c'è una volta che funzionino.
e ce ne torniamo sotto a bordo. Yeah! Ovviamente tutte queste macchine sono dotate di un rilevatore di velocità, perché qua teoricamente in mezzo ai container c'è il limite dei 20 all'ora. In pratica non lo rispetta nessuno. Ok, siamo arrivati di nuovo al solito incrocio, da una parte non c'è niente, dall'altra c'è questo qua che arriva, non si sa cosa vuol fare. Se ti allarghi un attimo passiamo tutte e due, se stai lì invece mi tocca fare un numero strano. Ma io tanto normale non lo sono, quindi facciamo il nostro numero strano. E ci avviciniamo di nuovo sotto bordo alla folle velocità di 30 km all'ora. Ragazzi, le gomme stanno prendendo fuoco. Oddio, ho un sonno addosso che, sì, vedo 4 corsie, vedo 200 gru, vedo ballerine in topless sedute vicino a me, magari. Ok, basta, finiamola di dire stupidate, andiamo che ci stanno aspettando. Infatti non c'è nessuno. C'è nessuno perché avranno diritto anche loro di prendersi un caffè, come tutti. Io l'ho già preso prima, faceva schifo per la cronaca, però è quello schifo che ti serve, è quello schifo che ti fa venire i brividi nella schiena, che dici preferivo una tazza di brodo di gallina freddo, però almeno ti tiene sveglio. Assolutamente. Ok, allora, dato che come al solito il semaforo non funziona, ok, come si può vedere è bello che è spento. Dov'è? Ma cacchio, proprio non lo vedo. Vabbè, comunque c'è un semaforino. Io ho preso un riferimento più o meno, tanto voglio dire, spazio su rimorchio ne abbiamo. Ho preso questo riferimento, eccolo qua che arriva. Infatti, come si può vedere, vediamolo, scenda. Sì, penso ci sia un po' di vento perché i container stanno arrivando, come si vede meglio nello specchio. Vabbè, adesso ovviamente non si vede più, però rotolano un po', girano, solitamente girano quando c'è un po' di vento. Vabbè, pazienza, oh. Purtroppo siamo anche al 24 di gennaio, quindi è anche normale che un po' di vento, un po' di freddo ci sia, la faccia del po' di vento e il freddo, c'è un freddo che ti uccide. Ok, la posizione è sempre quella di prima. Oh, dicevo, prima ci sono questi simpatici blocchi di ferro che pesano più o meno, boh, saranno 4 kg l'uno, che tengono i container ancorati uno sull'altro. Ovviamente, ma da sé, per ogni container ci sono 4 angoli e ci vanno 4 di quei cosi lì. E alla lunga ti distruggono, perché se una coperta ci sono 100 container, ci sono 400 di quei cosi lì da togliere quando ti va bene, quando ti va male invece sono da mettere. E ricordo che sono 4 kg più o meno. Sì, ok, la nostra vita da poveracci notturni prosegue. Ho ancora più o meno 3/4 d'ora e poi fine dei lavori, porterò via l'acciuga, vado a casa di corsa e faccio un carpiato nel letto e ci vediamo oggi pomeriggio, perché ho intenzione di dormire tanto da fare schifo. Comunque, non so chi sia, ma saluto per educazione. Comunque, se il video vi è piaciuto mettete like, condividete, non condividete, fate un po' col cazzo che volete, tanto ormai lo sapete, iscrivetevi allo canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Guarda come esce spedito Codello!